Allora, i senatori qui stanno scalpitando proprio, sono carichissimi, però un attimo di suspense ancora. Se ci sono tre domande vostre, però domande molto rapide, da appoggiare il carico su quello che ha già messo da Ordinati e Azzariti, così poi i parlamentari, compresi Baricchi, Grandi e la Mannozzi, che dovrebbero intervenire dopo. Se avete delle domande rapide, oppure nessuno delle domande. Ecco, sì. Presentatevi. Chiamo signor Volpi, faccio una domanda al senatore, si sente. In questo momento non sarebbe anche il caso, visto anche la situazione creatasi con l'elezione della Corte Costituzionale, dei due membri della Corte Costituzionale, che effettivamente cominciasse a fare una voce grossa, perché credo che i cittadini che ancora pensano positivamente alla politica ci siano, forse è l'ultimo momento, perché ormai tra referendum costituzionali, è cominciare a fare voce grossa per dire che effettivamente non possiamo andare a perdere questa Costituzione. Quindi lasciare perdere completamente la riforma costituzionale, perché comunque la prima cosa da fare era la riforma elettorale, semmai. E comunque ci sono tanti altri problemi di cui il Parlamento dovrebbe discutere, e non lasciare le cose andare avanti perché non c'è assolutamente più tempo. E credo che piuttosto che perdere la maggioranza delle persone che andranno a votare, credo che bisognerà prendersi un attimo di responsabilità per questo. Un'altra, Alfiero Grandi, presidente dell'Associazione del Movimento della Sinistra, ho presentato io. Se avessi il tempo, naturalmente mi sento di fare un ragionamento un attimo più completo. Sì, però dicevo, se avessi il tempo vorrei fare un ragionamento di 5 minuti un po' più organico, però io penso che i punti sono fondamentalmente tre. Uno, ricordo ai senatori, fermatevi, bloccate questo problema e bloccate questa riforma elettorale. Non c'è un'alternativa, perché oggi tutte le energie che ci sono critiche nei confronti delle proposte che sono alla Camera e al Senato non sono in grado di migliorare. Bisognerebbe ripartire da capo, bisognerebbe che il fantasma dell'opera che si chiama Berlusconi, che è compartecipe di questo proprio, fosse messo in condizione di non nuocere, cosa che non mi pare possibile finché il governo ha una maggioranza, e di conseguenza bisogna che questa operazione venga fermata. È possibile che non si ci riesca. Lasciate il referendum libero. Io non mi fido delle dichiarazioni, comunque ci sarà il referendum confermativo. Chiedo che il referendum resti, è l'unico modo perché resti sicuramente, è quello che il Senato continui a negare i due terzi dei voti. Terzo, uniamo le forze, perché avrei cominciato l'intervento, se posso lo farò, altrimenti lo anticipo. Noi abbiamo già promosso con altre associazioni, come comunità di docenti e altri, delle iniziative per cercare di dimostrare che c'è di meglio di quello che stanno discutendo Senato e Camera. E lo abbiamo fatto con i comitati Dossetti, con i manifesti in rete, sulle mani della Costituzione. Abbiamo fatto una a maggio e una alla fine di giugno, invitando in quel momento i senatori che stavano, diciamo, tenendo duro, in qualche modo sono venuti, hanno parlato, abbiamo cercato di incoraggiarli. Però non basta che continuiamo a fare del bricolage. Ognuno a casa sua organizza delle ottime iniziative, bisogna unire le forze, perché se dovesse rimanere come ultimo scampo per difendere la Costituzione più bella del mondo, come diceva qualcuno, io non esagererei negli incentivi, ma è sicuramente la Costituzione a difendere, credo che le energie si debbano unire, perché non si va ad una battaglia campale di quel tipo, ognuna per conto suo, facendo del
Noi siamo partiti in un gruppo ed è per questo che io sono venuto oggi appositamente per invitare i segretari tutti, in particolare Sandra Monsanti, il 30 pomeriggio alla sala delle colonne della Camera, un'iniziativa che di nuovo farà il punto. Ma mi piacerebbe, ripeto, dare un po' meglio perché ci sono delle cose che non ho sentito ancora affrontare. Grazie. Buonasera. Credo ho perso un passaggio, ma seguo abbastanza, oppure non è stato messo in evidenza una cosa che mi ha visto gravissima in questa sorta di cosiddetta riforma, e cioè che al Senato, così come verrà composto, sarà garantita l'immunità. Allora questa è una cosa molto grave, perché uno degli obiettivi di questa classe dirigente è, di tutta evidenza credo, l'eliminazione o quantomeno la compressione quanto più possibile del controllo delle verità. Allora faccio una domanda a chi la vuole raccogliere e cogliere, questo è un punto nodale, portatela all'attenzione, sia alla vostra attenzione, portatela all'attenzione di chi deve votare e deve stravolgere, scusate, ma la nostra Costituzione è forma di Stato e forma di governo. Grazie. Io mi vengo in ordine. E prima il senatore Comunisto e poi la senatrice di Chiuti, quindi Maria Mussini e poi la Corella e la ragazza di Chiuti. Prima di tutto chiedo quanto tempo abbiamo, perché io tante cose sono state messe in fila, tante sono le domande e le risposte non sono così semplici, e quindi chiedo, per non rubare tempo e spazio ai colleghi, quanto tempo abbiamo ciascuno, così cerco di... Sono le 6:20, se ce la fate in 10 minuti ciascuna, così abbiamo tempo magari per un ulteriore... Ci proviamo, ci proviamo. Io ho preso, mi sono preso degli appunti per cercare di essere più... Io vi insegnavo questo. Sì, mi sono messa il mio orologio davanti. Ecco, allora, io prima ancora che la professoressa Ordinato parlasse, mi ero scritto una serie di cose che vi volevo raccontare e su cui avrei potuto insistere. A questo punto io lo faccio partendo proprio dalle loro domande. Allora inizio dalla prima richiesta, dal primo punto che è stato messo, cioè partenza, questa è stata un'iniziativa governativa. Di più, questa è stata un'iniziativa governativa elaborata in un gruppo di non in un gruppo di lavoro, quindi in modo trasparente, in un gruppo di persone che potessero essere note, ma è stata di fatto elaborata in un gruppo, non sappiamo chi, e quindi c'è un'opacità nella provenienza stessa, cioè possiamo intuirlo, però non c'è stato un percorso netto e chiaro. E chiaro, è ovvio che questo rende ancora più inquietante la proposta. E voglio fare un confronto, cioè il problema del metodo, cioè dell'iniziativa governativa, non è un problema che riguarda solo la riforma della Costituzione, è un problema che sta investendo tutti gli ambiti della vita parlamentare e di conseguenza tutti gli ambiti poi delle scelte. Io sono in Commissione Giustizia, e in Commissione Giustizia abbiamo una serie di provvedimenti che abbiamo in discussione da mesi, arriviamo oltre l'anno. Tra questi una disegno di legge che venne depositata da Grasso il 15 marzo del 2013, giorno di insediamento delle Camere, che è stato messo in discussione, sul quale c'è stato fatto un testo unificato. Questo disegno di legge è tuttora bloccato. Quando più avanti ci è stato chiesto perché non dite, perché non protestate, se andate a vedere il resoconto del Consiglio di Giustizia, io l'ultima, la penultima, l'ultima è stata in attuazione con il ministro Orlando, la penultima, io sono esplosa, sono una persona mite, ma in quella circostanza veramente ho manifestato molto vivacemente tutto il mio disappunto, perché per quello, anche per quello che riguarda il disegno di legge, o meglio il decreto legge che ridisegna il processo civile, il tema è stato lo stesso. Il lavoro in Commissione Giustizia è stato paralizzato in attesa, si diceva, di un intervento del governo. Per chi non lo sa, voglio precisare che il governo ha titolo in qualunque momento a intervenire con degli emendamenti.
tranquillamente intervenire sulla nostra discussione con degli emendamenti che portassero le sue proposte di correzione senza bloccare, senza turbare il lavoro delle commissioni parlamentari. Non solo non è stato così, il dibattito su questi, in particolare alcuni erano già in fase emendativa, quindi discussione generale chiusa, è stato bloccato dal governo, il quale, dopo aver promesso di intervenire con un disegno di legge, è intervenuto con un decreto. Questo per chi, per tutti, insomma, penso che lo sappiate, impone una tempistica che è infernale, perché impone 60 giorni, dopodiché il decreto decade. E nella dialettica tra Senato e Camera sta diventando veramente imbarazzante il modo con cui i decreti arrivano, perché quando i decreti arrivano in una delle due Camere arrivano in scadenza. Quindi in realtà, quando il professor Azzariti parlava di monocameralismo, siamo arrivati alla forma più perversa di monocameralismo a cui si possa pensare, quando il governo decide quale Camera dovrà arrivare a definire il testo del decreto, che poi l'altra approva. Generalmente succede, non a caso, che la Camera porta avanti il percorso, là la Camera, voi sapete che il PD ha una maggioranza determinata dalla legge elettorale, una maggioranza netta e forte, e quando arriva al Senato arriva il voto di fiducia, quindi di fatto abbiamo già paralizzato anche all'interno del percorso dei decreti, generalmente da noi ritenuti sempre privi del carattere di necessità e di urgenza, e in particolare il decreto sul processo civile pone addirittura delle questioni che entrano in vigore nel 2015, nel 2019, quindi non c'è nessunissima ragione. Quindi questa angoscia, vedendo che l'elaborazione di questa proposta è di iniziativa governativa, non è solo per la riforma della Costituzione, ma purtroppo è diffusa su tutte le materie. Non parliamo poi della cosiddetta legge sulla scuola, che non è neanche un testo di legge, è una cattivante PDF di 136 pagine, in cui le prime 10 raccontano un sacco di storie, dopo le prime 10 nessuno va avanti a leggere, e nel resto invece gli addetti ai lavori vedono il disegno, il procedimento. Elezioni di seconda nomina, vediamo bene che cosa sta succedendo con le elezioni di seconda nomina delle province. Quindi noi abbiamo facilmente segnalato tutto quello che vi sto dicendo, ve lo sto dicendo io, poi per ragioni di brevità, sicuramente i miei colleghi aggiungeranno tante cose che io non riuscirò o dimenticherò di dire, ma tenete presente che noi abbiamo tutti, noi abbiamo fatto presente queste cose che stiamo dicendo dentro all'Assemblea con emendamenti, con interventi, quindi la nostra risposta è stata la più forte possibile, fino a quando non essendo contingentati i tempi, non c'è stato impedito di parlare, erano di gruppo misto in particolare, perché mentre gli altri hanno per mano la cittadinanza di un gruppo più, diciamo, un partito, 5 Stelle compresi, invece per noi è stato più limitante. Allora, è chiaro che le elezioni di seconda nomina sono disastrose per quello che riguarda la sensibilità nei confronti di un corpo elettorale che deve decidere. Il problema è che questo è già un processo che è avanzato con il procedimento, cioè di fatto il procedimento ha inquinato i pozzi per questo e anche per altre cose che vi voglio segnalare un po' più avanti. Ed è chiaro che in questo modo il processo è diventato pienamente operativo, perché io credo che i cittadini non si rendano conto di avere un grandissimo potere, che è il loro voto, e che in realtà oggi per il Senato e per la Camera non li scegliete, i vostri senatori, i vostri deputati, li scegliete in qualche modo qualcun altro. Poi vengono a parlare delle primarie, come diceva la professoressa Supinati, le primarie sono tutte sottoposte a questo grande interrogativo di come vanno a certificare. Io mi domando veramente come si possa dire che le primarie possono sanare la mancanza di preferenze quando l'unica cosa che certifica il lettore è il certificato. L'organizzazione della dissidenza. Allora, un'altra domanda non ci tengo moltissimo a rispondere. Chi lo ha detto che si deve fare questo? Allora, voi potete andare a prendere nei resoconti di seduta, vi invito a farlo, la senatrice Lamorra del PD, applauditissima da tutti i suoi colleghi del PD, ha rivendicato con grande forza, forse non da tutti, ma comunque dalla gran parte, ha rivendicato con forza i contenuti della riforma come parte del programma elettorale. Io sono andata a vedere il programma elettorale del PD, che non conoscevo, non ce l'ho
organizzazioni della dissidenza cosa possono fare quelli fuori. Allora, io vi voglio fare presente che, riprendendo anche quello che diceva moltissima Davana, cioè uniamo le forze, io vorrei dirvi che in questo caso mi sento di dire che i senatori hanno dato una grande dimostrazione di unità. Intanto c'è stata una compattezza e un collegamento continuo nella redazione della proposta degli emendamenti. C'è stata una salita al Quirinale, 150 parlamentari sono saliti al Quirinale, non sono stati ricevuti, tre capigruppo del Senato dei gruppi non sono stati ricevuti. Io vorrei invitarvi ad andare nei tabulati l'esito del voto finale e avete anche le sorprese, perché la reazione dell'opposizione tutta compatta, voglio dire, la Lega, SEL, Movimento 5 Stelle e i senatori del gruppo misto, dei quali facciamo parte io, il senatore Campanella, che siamo il gruppo misto dopo una vicenda, dopo essere entrati in Senato nelle liste dei 5 Stelle, tutti, la scelta è stata quella di non partecipare al voto. Qualcuno è rimasto in aula, molti, altri non sono rimasti in aula, questa è una scelta decisa e condivisa. Come quello è stato condiviso anche tutto il meccanismo che ha portato ai voti segreti, e questo mi dovete lasciare sotto ancora due minuti. Perché quando si parla di dissidenza, io voglio fare presente questo, di dissidenza, libertà di mandato, dissidenza già perché a me non piace, perché comunque diciamo, la è dissidenza di senso che diventa dissidenza proprio perché la discussione è paralizzata. Ci sono stati quattro voti segreti, in tre di questi quattro voti segreti la proposta del governo è andata sotto. Allora voi capite che mentre tutti gli altri emendamenti, tutti sono stati bocciati, sono stati approvati solo degli emendamenti, uno a prima firma Fedeli sulla vicenda delle donne, che è una cosa ridicola, perché mantenere, garantire le quote rosa quando tu hai delle elezioni di seconda nomina, cioè dovresti andare a prendere la trafila dall'inizio, quindi una cosa di bandiera così ridicola, onestamente ridicola. L'altro era relativo al potenziamento delle capacità del Senato, a prima firma Kocancic, delle capacità del Senato di intervenire nel processo legislativo europeo. Io ho tolto la mia firma perché io ho proposto un emendamento uguale, fatto meglio. I relatori hanno, fino a chiaro, ha chiesto a Kocancic di riformulare il suo emendamento e mi è stato bocciato. Allora lì io ho capito che eravamo completamente fuori da quello che si diceva, da quello che diceva la Presidente Bonsanti, cioè dobbiamo, la discussione ci deve portare a entrare in un luogo con un'idea e a uscire da quel luogo con tutti con un'idea diversa. Questo non è successo perché noi abbiamo avuto una commissione prima affari costituzionali sterilizzata dalla sostituzione di alcuni membri della commissione, abbiamo avuto un'aula imbagliata in cui quei quattro momenti di voto segreto l'aula si è liberata in modo esplosivo e sono stati passati solo gli emendamenti della maggioranza a tutti i costi. Questa è la dimostrazione che non c'era, non ha avuto mai esserci un confronto. Questo è uno stile che, ripeto, non è solo delle riforme costituzionali, è uno stile. Io voglio aggiungere un'ultima cosa, avrei voluto questo dire, mi interessava anche molto il discorso, cioè i vari senati e la chiarificazione del linguaggio, la povertà della proposta. La povertà della proposta è proporzionale a questa povertà di linguaggio cui noi continuamente assistiamo, che è legata a una incapacità di prendere in mano il paese, di prendere delle decisioni in modo trasparente. Noi siamo tutti vittime comunque di un accordo di cui non si tratta, che è quello che in ogni caso tiene in piedi la maggioranza del Senato, a Camera è tutta un'altra cosa, lì c'è gioco, lì la partita è già decisa prima ancora di cominciare a giocare, al Senato no. E a proposito di questa continuità rispetto al passato, che diceva il professor Zaretti, io penso che veramente sia un percorso che è figlio dell'insofferenza nei confronti del negoziato democratico, un'insofferenza che noi abbiamo già visto in realtà realizzarsi dentro, e non è un caso che sia, che ne vediamo già adesso le conseguenze, dentro alle amministrazioni comunali, perché già la legge dei sindaci pone già una, è lo stesso, non è un caso che Del Rio sia padre del disegno di legge sulle province e che
che Renzi sia il padre del disegno di legge sulla Costituzione. Sono due sindaci sicuramente che sono stati anni nell'ottenere il successo, ma che non hanno fatto progredire la loro collettività né verso un percorso di consapevolezza civica. Questa è la cosa più grave. E concludo dicendo che noi ci siamo. Noi siamo pochi e la nostra visibilità è fortemente condizionata a un fatto di linguaggio, anche questo, che è un linguaggio che piace, perché alla fine quello che conta è più la rapidità, la velocità, il suono delle parole, che non fermarsi, come diceva il professore, fermarsi, articolo 138, fermarsi, mi fermi, cosa stai dicendo? Quando Renzi parla nessuno, io chiedo sempre, chiedetelo, dovete farvi come dire promotore di iniziative che risvegliano il senso civico. Io chiedo, quando parla Renzi, prendi in mano, fuori la penna, prendi appunti, prova a vedere se riesci a scrivere due cose, due contenuti. Prova a vedere. Ora, io quello che dico è, voi ci potete aiutare, noi ci possiamo aiutare. È chiaro che dovete riprendere consapevolezza del valore del vostro voto. Vi dico un'ultima cosa e poi chiudo davvero. La prima cosa che mi ha fatto impressione entrando in Senato è stato sentire i miei colleghi, peraltro nel tempo ho imparato a vedere i dati positivi, i dati negativi, io non demonizzo nessuno e sono disponibile a parlare con tutti dei contenuti, però la cosa che mi ha fatto impressione è rendermi conto che il tema principale erano le elezioni, non quelle passate, quelle future. Cioè il problema è la elettività, la possibilità di essere eletti. Questo voi dovete capire, ognuno di noi nelle mani ha una pistola carica, che è il suo voto. E il problema è che è evidente che se io poi ho, sono giocatore di tennis da una parte, dall'altra parte non ho qualcuno che mi ributti dietro la pallina, è chiaro che non so con chi giocare, questo è il dramma. Trovare qualcuno con cui giocare, però ricordatevi che avete nelle mani comunque una, sempre in ogni caso una pistola carica. Grazie.